Partanna, rissa alla festa di San Vito, tra venditori ambulanti, arrestate due persone. Santa Ninfa, la Belice Ambiente, batte cassa verso i comuni soci, commissariato ACTA, caccia di 8 milioni. Trapani, fibrillazione in Forza Italia, botta e risposta tra il senatore D'Alì e l'ex deputato Scilla. Mazara, servizio di vigilanza sulle spiagge libere, la giunta comunale approva il progetto. Mazara, ieri e sabato al Teatro Rivoli, l'edizione 2015 del saggio finale della Dance Works. Buongiorno a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG Vallo. Apriamo la prima edizione settimanale del notiziario spostandoci a Partanna, dove alcuni venditori ambulanti hanno dato vita a una rissa. Il bilancio è stato di due persone arrestate e di altrettante denunciate a piede libero. I particolari nel servizio. Due venditori ambulanti sono stati arrestati nei giorni scorsi a Partanna nel corso dei festeggiamenti per il santo patrono della città. Altri due ambulanti sono stati denunciati per tutte le accuse di rissa aggravate in concorso. I quattro venditori ambulanti, due marocchini e due bengalesi, sarebbero venuti alle mani nei pressi di piazza Galileo Galilei a causa della contesa di un posto per l'installazione di una bancarella. L'intervento di due ispettori della Polizia Municipale che si trovavano alle vicinanze per altri controlli non sarebbe bastato a calmare gli animi. Sul posto sono giunti altri vigili urbani e i carabinieri della locale stazione, che sono riusciti a interrompere la rissa. Tre venditori ambulanti hanno dovuto fare ricorso alle cure della locale guardia medica per via delle lesioni riportate. Il 50enne marocchino Mohamed Naim e il 24enne bengalese Jamal Lok, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni a Salemi e Palermo in attesa dell'udienza di convalida. La denuncia invece è scattata per due 26enni. L'udienza di convalida dell'arresto si è svolta martedì scorso davanti al GIP del Tribunale di Sciacca. L'autorità giudiziaria ha applicato nei confronti degli arrestati la misura cautelare nell'obbligo di presentazione in caserma. Due fratelli castellammaresi sono stati arrestati dalla polizia di Palermo. Si tratta di Giuseppe e Giovanni Bosco, rispettivamente di 42 e 26 anni, accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati bloccati dagli agenti della sezione antidroga a bordo di un'auto che procedeva ad alta velocità. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto circa 100 grammi di cocaina che, se venduta sul mercato illegale, avrebbe fruttato circa 10.000 euro. E parliamo adesso di rifiuti, vicenda Belice Ambiente sempre sotto i riflettori. Dopo la nomina dei commissari ad acta da parte della Regione, la società tende di recuperare i crediti vantati verso i soci, i particolari nel servizio. Dovranno recuperare fino a un massimo di 8.430.000 euro i commissari ad acta nominati lo scorso 17 giugno dall'assessore regionale per l'energia Vagna Contraffatto, con l'incarico di recuperare le somme vantate dalla Belice Ambiente nei confronti degli 11 comuni soci. Un maxi credito che, se incassato, avrebbe consentito alla società di operare con maggiore sicurezza e avrebbe evitato che gli oltre 300 dipendenti di restare in attesa di alcuni stipendi arretrati. Il dato lo si evince dai singoli decreti firmati dall'assessore Contraffatto ed è frutto della somma dei crediti vantati dalla Belice Ambiente verso ogni comune alla data del 31 marzo 2015. Un dato, va aggiunto, che si riferisce a tutta la gestione commissariale iniziata, come si ricorderà, il 1 ottobre 2013. A mettere nero su bianco i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci è stato il commissario straordinario Sonia Alfano, attraverso un prospetto riepilogativo nel quale sono indicate le somme dovute da ogni comune. La cifra totale dunque è di 8.430.000 euro. Nel dettaglio, secondo quanto comunicato dalla società alla Regione, il comune maggiormente indebitato sarebbe Castelvetrano con 3.140.000 euro, seguito da Mazara del Vallo con 1.860.000 euro. Seguono poi tutti gli altri: Salemi 721.000 euro, Campobello di Mazara 611.000 euro, Partanna 509.000 euro, Petrosino 456.000 euro, Gibellina 370.000 euro, Santa Ninfa 358.000 euro,
euro, Salaparuta 200.000 euro, Poggio Reale 152.000 euro, Vita 44.000 euro. Il compito di recuperare tali somme entro 30 giorni è stato affidato a vari funzionari regionali, in particolare Massimo Gulino si occuperà dei comuni di Campobello, Partanne e Petrosino, Loredana Ferrara di Gibelline, Vita e Santa Ninfa, Giuseppe Cusumano di Poggio Reale, Enrico Vella di Salemi, Castelvetrano e Mazzara, Natale Tumbiolo di Salaparuta. Presenza di amianto sul territorio di Marsala, il Comune rende noto che è stato pubblicato un avviso per la comunicazione circa il possesso di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di questo pericoloso materiale. Un obbligo di legge che dovrà essere adempiuto sia nei confronti dell'ente locale che dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Tale comunicazione dovrà essere fatta pervenire entro l'11 luglio. Convocato il Consiglio Comunale di Mazzara del Vallo, l'Aula terrà seduta in sessione ordinaria il 29 giugno con inizio alle 17. All'ordine del giorno figurano 21 punti, tra questi le comunicazioni del segretario generale di Palazzo dei Carmelitani Antonella Marascia sui cosiddetti controlli interni per il 2014, 4 riconoscimenti dei debiti fuori bilancio e ben 15 mozioni. Parliamo adesso di politica, in particolare delle fibrillazioni all'interno di Forza Italia in provincia di Trapani, dopo le recenti elezioni amministrative tenutesi a Marsala. Il servizio. Insomma, il dopo elezioni nella città di Marsala potrebbe rappresentare per il partito di Forza Italia in provincia di Trapani il momento della chiarezza, forse chissà, della resa dei conti nella sua vita interna non sempre scorrevole. A dare un segnale ben preciso che si va comunque ad uno scontro vero e proprio è l'ex deputato regionale Tony Scilla, che senza mezzi termini critica pesantemente il senatore Antonio D'Alì e preannuncia sull'argomento la convocazione di una conferenza stampa. In altri termini, scrive Tony Scilla, appare fuori da ogni logica politica che il senatore D'Alì si permette in maniera autoritaria e dittatoriale di azzerare gli incarichi di partito, seppure provvisori e in attesa dei congressi. Lui, il senatore D'Alì, che sino alle ultime elezioni europee era il rappresentante politico del partito di Angelino Alfano, appoggiava Renzi ed era quindi avversario di Forza Italia. E tra l'altro, scrive ancora Scilla, l'incarico attuale a D'Alì di commissario provinciale non è frutto di un'elezione democratica, ma è invece stato imposto dal coordinatore regionale Gibino. E la critica dell'ex deputato regionale si accentra inoltre sulla fase delle elezioni nella città di Marsala, che ha visto da parte di D'Alì la mancata presentazione di un serio progetto politico-amministrativo di centrodestra e financo la mancata presentazione di una lista di Forza Italia. A questo punto, conclude Scilla, se c'è qualcuno che va azzerato dovrebbe proprio essere il senatore D'Alì, anzi sarebbe meglio che si facesse da parte, dando così a Forza Italia la possibilità di individuare la giusta classe dirigente in grado di ristabilire un buon feeling politico e istituzionale con i cittadini. E di tutto ciò, come prima si diceva, si tratterà nel corso della conferenza stampa già preannunciata dallo stesso Tony Scilla, una conferenza stampa da tenersi alla presenza degli organi di partito a livello comunale, provinciale e regionale, conferenza stampa dalla quale scaturirà un documento che verrà inviato a Roma e con il quale si intende fare chiarezza sull'intera vicenda. Operazioni di trasferimento concluse per il satiro danzante di Mazzara del Vallo. Da sabato scorso la statua bronzea recuperata nel 1998 nel canale di Sicilia si trova nella Sala delle Anfore al Collegio dei Gesuiti in Piazza Plebiscito. Il trasferimento si è reso necessario per consentire la realizzazione di alcuni lavori al Museo di Sant'Egidio. Il satiro resterà nella nuova location per circa 6 mesi e sarà visitabile tutti i giorni, festivi compresi, dalle 9 alle 19.15. Intanto sul trasferimento della statua interviene il locale meetup del Movimento 5 Stelle attraverso un'interrogazione predisposta dal consigliere Nicola Lagrutta. In particolare l'attivista chiede all'amministrazione di predisporre quanto necessario per consentire anche ai diversamente abili la possibilità di accedere al Collegio dei Gesuiti e di poter visitare il satiro. I gradini posti all'ingresso del collegio infatti non rendono agevole l'accesso dei disabili. Anche per quest'anno il Comune di Mazzara del Vallo assicurerà soltanto per un mese il servizio di vigilanza e assistenza sulle spiagge libere presenti sul litorale mazzarese. La Giunta ha approvato il relativo progetto. Sentiamo.
Anche per quest'anno il Comune di Mazara del Vallo assicurerà soltanto per un mese il servizio di vigilanza e salvataggio sulle spiagge libere del litorale cittadino durante la stagione estiva. Lo prevede la delibera di giunta dello scorso 17 giugno, con la quale l'amministrazione guidata dal sindaco Nicola Cristaldi ha approvato il relativo progetto. Nel dettaglio, il servizio era assicurato per 30 giorni, presumibilmente a cavallo tra luglio e agosto, attraverso la predisposizione di due postazioni fisse, entrambe a Tonnarella. Resterà sprovvista di vigilanza dunque la spiaggia sul lungomare San Vito e tutta la costa rocciosa di Quarara. Qui il Comune provvederà a piazzare un'adeguata segnaletica che metta in evidenza la mancata presenza di bagnini. In ogni postazione saranno operativi tutti i giorni, festivi compresi, dalle 9 alle 19, due bagnini. Il servizio prevede inoltre anche una postazione di avvistamento mobile, a bordo della quale opereranno sempre due bagnini. La legge regionale 17 del 1998 prevede che il servizio venga assicurato per almeno due mesi, ma visto e considerato che la Regione non ha stanziato alcun fondo per l'anno in corso, il Comune potrà contare soltanto sui propri fondi, che ammontano a poco meno di 24.000 euro. Quindi quella ufficialmente iniziata ieri sarà la terza estate consecutiva con un solo mese di servizio di vigilanza e salvataggio istituito dal Comune. Il progetto approvato dalla Giunta Comunale prevede anche l'installazione di due pedali nel legno per consentire l'accesso in spiaggia ai diversamente abili. Parliamo adesso di pesca. Roadshow venerdì scorso del distretto Cosva Pedemazzara del Vallo a Marzamemi, frazione del comune di Pachino, presente tra gli altri anche il presidente della commissione attività produttive dell'assemblea regionale siciliana Bruno Marziano. Sentiamo. Essere qui e far partire questo roadshow per noi ha un significato ben preciso, è informare la gente sullo stato di salute del nostro e il lavoro svolto in questi anni prezioso dall'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo che fa una radiografia sulla realtà delle cose, sullo stato dell'arte, sui problemi che insistono nelle coste siciliane e nel Mediterraneo. È un'esigenza fondamentale per fare programmare una nuova gestione, perché siamo di fronte a un nuovo importante impegno che deriva dal Fondo europeo del mare e della pesca, e a fronte del quale bisogna essere preparati. È una importante opportunità. Purtroppo in quella precedente, nel sessennio che ci siamo lasciati alle spalle con il FEP, con la programmazione 2007-2013, abbiamo perso 5.000 posti di lavoro, il che significa che abbiamo gestito male, che sono state gestite male le risorse, il che significa che bisogna lavorare su dati certi, e quindi il lavoro dell'osservatorio è fondamentale. Noi come distretto ci mettiamo una risorsa in più che si chiama la Blue Economy. Noi portiamo un modello di sviluppo e una filosofia che è quella della Blue Economy. Su queste due tracce fondamentali, insieme ai sindacati, alle associazioni di categoria, a tutti gli attori che partecipano a questo importante impegno, a questo rinnovato impegno, noi intendiamo ricostruire il nuovo sistema pesca siciliano. Per la prima volta il rapporto sulla pesca nel Mediterraneo viene presentato in uno dei luoghi della marineria della Sicilia orientale, e di questo non posso che ringraziare l'osservatorio, il distretto, con i quali abbiamo intrattenuto in questi anni un rapporto proficuo. Questo rappresenta un elemento di attenzione del distretto e dell'osservatorio verso una marineria di un'altra area rispetto a quella dove ha sede il distretto e l'osservatorio, che è Mazara. Riforma delle province siciliane, il completamento del passaggio dalle ex province ai nuovi liberi consorzi comunali tarda ad arrivare, ed ecco allora che domani i sindacati hanno organizzato una protesta che vedrà protagonisti di dipendenti degli ex enti intermedi siciliani. Sentiamo.
A distanza di oltre 2 anni dall'avvio, la riforma delle province siciliane non è ancora stata approvata. Un lasso di tempo troppo lungo rispetto al quale adesso le migliaia di dipendenti degli ex enti intermedi dell'isola di Conobasse si preparano a scendere in piazza per chiedere un intervento definitivo e risolutivo da parte della politica, a partire dall'Assemblea regionale siciliana, dove la riforma non è mai decollata. Domani mattina a Palermo i dipendenti sotto la regia dei sindacati si ritroveranno per manifestare il proprio stato di disagio, con un futuro occupazionale denso di incertezze in vista della nascita vera e propria dei liberi consorzi comunali. La richiesta è che la riforma venga approvata in toto entro la fine di luglio. La politica la smetta di litigare sulla pelle dei dipendenti dell'ex provincia, tuona il segretario della CISL Sicilia, Mimmo Milazzo, alla vigilia dello sciopero regionale. Come si ricorderà, il disegno di legge di riforma è impantanato all'ARS dopo la soppressione lo scorso aprile dell'articolo 1 del testo sui principi generali della riforma. Una situazione di baratro sociale la definisce Milazzo, secondo cui senza le nuove norme ad aumentare di giorno in giorno è il rischio mobilità per i lavoratori. La protesta di domani prenderà il via alle 9.30 in Piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, da dove partirà il corteo che si concluderà all'ARS. Aggiudicati definitivamente lavori per il completamento del rifiorimento e rafforzamento della mantellata di difesa e di riparazione di un tratto di massiccio di sovraccarico e del muro paraonde del Porto Nuovo di Mazara del Vallo. A eseguire l'intervento sarà l'impresa Donato Antonino Tindaro di Rodi Milici in provincia di Messina, che ha offerto un ribasso del 36,7% rispetto alla base d'asta di 165.000 euro. L'importo complessivo del lavoro ammonta invece a 221.000 euro. Giudicare la gara è stato il Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato per le Infrastrutture. Un'interrogazione al sindaco di Mazara Nicola Cristaldi è stata presentata dal consigliere comunale Giuseppe Di Gregorio sull'utilizzo da parte dell'ANAX e della provincia di diserbanti chimici nelle operazioni di pulizia delle cunette delle strade nell'area comunale mazarese. Di Gregorio chiede al sindaco e all'amministrazione se siano a conoscenza che l'attività manutentiva delle strade viene eseguita attraverso questi diserbanti e se non ritengono opportuno intraprendere ogni utile iniziativa volta a monitorare gli effetti derivanti dall'impiego di questo materiale chimico. Di Gregorio chiede anche se non sia il caso di intervenire al fine di dettare regole ferree precise che inibiscano all'ANAS e alla provincia l'utilizzo di diserbanti chimici nel territorio comunale. Si è svolto ieri e sabato al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo l'edizione 2015 del saggio di danza di fine anno della Dance Works di Carla Favata. Sabato sera il saggio è stato incentrato sulla favola di Pinocchio, ieri sera poi spazio allo spettacolo Dans le Temps, liberamente tratto da un'opera di Marcel Proust. Ne seguiamo assieme un momento, mentre vi ricordo che l'intero saggio verrà trasmesso dalla nostra emittente domani e mercoledì in entrambe le serate con inizio alle 21:30. They don't let me out. They don't call my name. They done read the 4 chapters. Now I'm back. Take me down. I'm feeling. Older friend. Oh no! Baron Tron. Abbiamo scritto nel cielo 4 incantevoli pagine di questa storia che non è. It's what you see. I know if I'm haunting you, you must be haunting me. We were made to love. We were made to love. Oh, I never.
never seen anything. You must more than you make love. You make to love. Una ludoteca verrà inaugurata domani presso il reparto di pediatria dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. L'iniziativa è stata resa possibile grazie ai fondi donati all'ASP di Trapani dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione. L'inaugurazione avrà inizio a mezzogiorno all'interno della ludoteca destinata ai piccoli pazienti del reparto. Opererà il personale dell'associazione L'Isola. Questa era anche l'ultima notizia di oggi del TG Vallo. Grazie come sempre per averci seguito e arrivederci. We'll be right back.